In diretta da Uvernada, da Saluzzo, da Piazza Cavour, abbiamo un'altra ospite con noi ed è Daniela Mandrile, ve ne abbiamo già parlato all'inizio della puntata, abbiamo creato un po' di suspense, no? Questa voglia di parlare insieme a lei di danze occitane. Tu sei, Daniela Mandrile, un'insegnante di danze occitane e quindi ci racconti un pochino com'è nata questa tua passione, che poi è diventata anche un mestiere, come ti sei avvicinata alla danza occitana? Allora, buongiorno a tutti. Allora, la mia passione è nata da ragazzina, quando ho scoperto per caso che un giorno ho visto un gruppo del Conservatorio di Arti e Tradizioni Popolari di Toulouse che danzava delle danze popolari che avevo mai visto. E erano venuti a Caraglio, paese dove io vivo, avevano fatto una serata e io mi ero illuminata, nel senso che non avevo mai visto una cosa così divertente e particolare, mi ha proprio preso il cuore e ho deciso di lì di scoprire se nelle nostre valli ci fosse qualcosa di simile, anche perché ne avevo sentito parlare, andavo sovente a Vernante dove vedevo ballare la curenta, quindi ho detto sicuramente ci sono delle tradizioni. Ed è lì dall'età da quindicenne, spericolata con Sergio, quello che poi è diventato mio marito, il mio ex marito di adesso, Sergio Berardo, abbiamo iniziato a interessarci di cultura occitana, lui a livello musicale, io a livello di danze, e a fare un po' di ricerca, imparare le danze nelle nostre valli e riproporle, pian pianino a riproporle, e poi alla fine è diventato un mestiere. Poi ho frequentato anch'io il Conservatorio di Arti e Tradizioni Popolari di Toulouse, e strada facendo è diventato il mio mestiere. Le riproponete anche i giovani, no? I giovani come le recepiscono? Cioè, nel senso, c'è voglia di portare avanti questo discorso che è importantissimo? Io quest'anno mi sono veramente stupita, perché ho un sacco di allievi di gente giovanissima. Che anni? Cioè, solo per... Ma io penso che partano dai 18 ai 30 anni. Ho tantissimi ragazzi che per me sono ragazzi che si appassionano e poi continuano anche. Nel senso, magari iniziano con i balli, poi imparano a suonare gli strumenti. Ho già visto questa evoluzione. Dal ballo tempo. Allo strumento, sì, addirittura. Sì, quindi... sì, il ballo è il modo più comodo per avvicinarsi. Invece allo strumento, e poi gli strumenti di conseguenza, magari la passione si avvicinano agli strumenti proprio così, perché i balli ormai hanno iniziato a conoscerli, si divertono, sanno che vanno a ballare, provano anche a suonare, e così di lì ne fanno magari una passione un pochino più grande, un pochino più profonda. Ma e qual è, guarda, allora noi non ce ne intendiamo di danza, noi non siamo bravi a danzare nessuna danza, no? Però la peculiarità della danza occitana, ci dovessi dire così in poche parole cos'ha rispetto ad altre danze o cosa... Ma le danze occitane, io dico sempre, come diceva un mio amico, che per esempio la curenta è una danza altamente democratica dove tutti si possono avvicinare, nel senso che se anche uno non ha mai ballato, io mi ritrovo a volte dei sessantenni che non hanno mai mosso un passo di danza, che io provo ma magari non ho mai ballato, sono un palo, e poi alla fine tutti riescono, nel senso che è spontaneità, ovviamente ci sono delle regole, ma è così coinvolgente che ti prende il cuore, io trovo, penso. Da neofiti possiamo chiederti, ci sono dei momenti di improvvisazione anche o è tutta tecnica? Perché quando si vede da fuori sembra molta, ci sia molta tecnica. È poi... tantissima, è tecnica, e improvvisazione poca, nel senso che poi ci sono degli abbellimenti, delle fioriture che si mettono sui passi, per esempio sulla curenta della Val Vermenagna che insegneremo oggi, c'è una ritmica da osservare, poi ognuno mette un pochino di sé, una piccola fioritura, una piccola virgola, un piccolo particolare per rendere la danza più gradevole e anche più divertente. Quindi è energia pura, io dico. Beh, c'è un tocco personale anche, un tocco di creatività e originalità. Sì, certo. Sì, su alcune danze sì. Poi ci sono delle danze più strutturate dove evidentemente è impossibile mettere della creatività se non si è proprio già bravissimi, perché sono difficili da fare, bisogna contare. Ma tipo sulle
le danze che faremo oggi per Luvernada, un po' di creatività si può aggiungere sicuramente. Ecco, parliamo proprio di oggi, perché tu sei Daniela Mandrile, se siete interessati appunto alla danza occitana ci sei, ti potranno anche contattare immagino su pagine social o comunque, quindi approfondire la danza occitana insieme a te, ma questo pomeriggio per chi si trovasse a Saluzzo c'è uno stage che tu terrai. Sì, oggi pomeriggio alle 17 saremo qui in Piazza Cavour e dico ho già un centinaio di persone che mi hanno, che si sono iscritte, quindi okay. Però potete venire. Un centinaio, sì, hai detto, veramente? Sì, tantissima, wow, gente. Sì. Come fai a fare una lezione 100 con 100 persone? No, allora, premetto, questa è una lezione, è una lezione, ma avrò qualcuno che già conosce le danze. Poi la curente è una danza molto semplice, abbastanza anche spontanea inizialmente, quindi penso che parecchia gente possa accedere allo stage. Questo pomeriggio appunto avremo tutte queste danze e quindi sarà un momento anche di aggregazione, di coinvolgimento di gente che magari è lì a guardare e la tireremo di mezzo. Sarete nell'ala di ferro di Piazza Cavour, diciamo solo da che ora magari? Per chi dalle ore 17. Dalle ore 17. Dalle ore 17 e poi insegnerò anche magari qualche bourrée in occasione di questo pomeriggio, di questa serata che appunto vedrà come musicisti un gruppo di suonatori di bourrée inizialmente. E poi ci saranno i Sunador della Val Vermenagna, i mitici Sunador. Sai che vederti qua seduta mi fa venire voglia di farti scendere, farmi vedere un passo qualcosa? Lo so. Si può fare? Ma non so se si può fare, anche solo... Cioè anche noi due lo potremmo adesso fare. Adesso andiamo in crisi tecnici, esatto. C'è Mattia che mi ha guardato, sì? Veramente male, però, non so, Come guarda, abbiamo anche qui Aldo Papa, qui davanti a noi, che magari vorrebbe scambiare due chiacchiere con te. Allora, aspetta, guarda, tu rimani qui. Facciamo così, io faccio accomodare Aldo Papa. Va bene. Vieni, ti lascio il mio microfono. Vuoi? Vai, ciao. Mettiti al posto mio, guarda. Ciao Daniela. Ciao Aldo. Senti, ti posso fare un po' l'ufficio stampa? Perché allora, Daniela Mandrile ha parlato della danza che si limita, diciamo, in questa fase ad essere ne cogliamo l'aspetto ludico, giocoso, divertente, eccetera. Ma Daniela, che è sicuramente pioniera nel settore, è una persona che prima di essere ancora danzatrice, ballerina e coreografa, è ricercatrice. Nel senso, pochi lo sanno, ma Daniela negli anni 70, insieme a un signore che si chiamava Sergio Berardo, prese la strada per Toulouse e al conservatorio andò a cercare le origini delle sue danze. Cioè, il lavoro straordinario che lei ha fatto si colloca bene in questo spazio di Occitamo, che è un po', diciamo, se volete, la Biennale di Venezia, no? Dell'Occitania, dove ciascuno ha una sua sezione particolare. Ecco, Daniela è certamente qualcuno che rappresenta non soltanto il momento della danza, ma il momento della ricerca, dell'approfondimento, che con grandissima serietà e rigore ha svolto nel corso degli anni. Dovevo dirla sta cosa. Grazie Aldo, sì. La cosa più buffa è che sì, io mi sono avvicinata alle danze occitane tramite appunto il Conservatorio di Arti e Tradizioni Popolari di Tolosa e tutto questo mi ha stimolato all'età bensì di 15-16 anni di partire in motorino e di andare a cercare le origini delle danze delle nostre valli in vallata, quindi andavo in Val Varaita da Caraglio col mio bel motorino, mio bel boxer, a imparare a chiedere, a intervistare, a filmare in quel momento lì, a filmare come riuscivo a fare i ballerini che ancora conoscevano le danze. Capite popolari. Capite bene, quando si parla di memoria, di ricerca e di storia. Ecco, e di anzianità. Ma lasciamo stare l'anzianità. Certo è che però c'è da fare una riflessione, che gli anni in cui Daniela faceva questo tipo di ricerca, di lavoro, erano anche gli anni della scoperta dell'Occitania alpina, no? Nel senso che nel 1967, se ricordate, un signore che si chiamava François Fontaine, come dire, descrisse quella che poteva essere realmente lo spazio dell'Occitania, che dalle valli piemontesi si estende sino alle coste dell'Oceano Atlantico. Sì, François Fontaine definì i confini dell'Occitania e soprattutto in quegli anni qui nelle nostre zone definì
veramente i confini tra il Piemonte e quello che erano poi il resto dell'Occitania, che era, questo era il limite est dell'Occitania. Capite bene che al di là, diciamo, del momento simpatico di divertimento e di approfondimento, siamo qui a raccontarvi le radici. Grazie a voi. Bene. Poi mi spiegherai veramente come farai poi a coinvolgere 100 persone a ballare, perché io sono curioso. Perché devi venire. Devo venire, sì. Dobbiamo andare, guarda, dobbiamo andare. Vabbè, per adesso non facciamo nessun passo, lasciamo la sorpresa completa, non roviniamo la danza occitana qui in diretta, io e te, Samuel, per favore. Infatti. Va bene che è democratica, ma forse fino a un certo punto. E adesso io direi di passare la palla a Matteo. A Matteo Sibilla. Matteo Sibilla che ci canta. Buongiorno, buongiorno. Sara, non piangere. Sara, non piangere. Grazie. Grazie Daniela per essere stata con noi, Daniela Mandrile. Passate a trovarla alla Di Ferro in Piazza Cavour alle 17, uno stage di danza occitana, sarete in tantissimi, quindi se magari non siete così ferrati sul ballo vi camuffate pure, quindi andate. Sara, non piangere, ti eri rinchiusa dentro questa stanza, rompi i tuoi giochi contro l'arroganza del mondo, che è pieno di cose inutili da fare, cose inutili da dire. Quante cose inutili abbiamo nella testa, ma il tuo sorriso resta in the middle of the night. Devi crescere, imparerai a guardare il cielo, ad inseguire un sogno vero, nelle cose della vita, cose inutili da fare, cose inutili da dire, e quante cose inutili abbiamo nella testa, ma il tuo sorriso resta in the middle of the night, in the middle of the night, in the middle of the night. Cose inutili da fare, cose inutili da dire, quante cose inutili abbiamo nella testa, ma il tuo sorriso resta in the middle of the night.